Allora, c'è un aspetto su cui è utile discutere, che è l'indirizzamento. Perché nel rappresentare la ROM con un decoder che mi dà tutte quelle word line e poi un encoder, c'è da notare un aspetto che diventa critico appena le dimensioni della memoria crescono un po'. Per capire perché questo aspetto può essere veramente critico, prendiamo una memoria da, che ne so, un kilobit, ok? Prendiamolo come esempio. Una memoria da un kilobit può avere 256 word da 4 bit ciascuna. D'accordo? La dimensione della word, cioè il numero di bit della word, è una cosa che scegliamo, no? Rispondo al numero di colonne dell'encoder. Quindi 256 word a 4 bit fa un totale di 256 per 4, cioè un k bit. Allora, dunque, quanti bit ci vogliono per indirizzare 256 word? Chiaramente ci vogliono 8 bit di indirizzo. Quindi, per fare l'indirizzamento, come abbiamo detto noi, avremo bisogno di 8 bit di indirizzo, quindi da 0 a 7, che vanno all'ingresso del decoder, giusto? Questo è il decoder. In uscita abbiamo 256 word line, quindi abbiamo W0 a W255 e tutte quelle nel mezzo. Queste qui sono word line che vanno all'ingresso dell'encoder. E poi l'encoder avrà i suoi incroci, no? E alla fine ad ogni word line attiva, per ogni word line attiva abbiamo 4 bit in uscita. I cui contenuto, il cui valore dipende dal fatto che ci sia o non ci sia il transistore o il diodo all'incrocio corrispondente, come abbiamo visto. Quindi, per esempio, le uscite possono essere Y3 e Y0. Quindi, per ogni indirizzo, una word line attiva e abbiamo i 4 bit che corrispondono al contenuto di quella word line, se leggiamo tutto il funzionamento con una memoria, d'accordo? Allora, una cosa che vedete già da subito è il fatto che come dire, il rapporto d'aspetto di questo encoder è molto alto, cioè il rapporto d'aspetto che cos'è? Il lato più lungo, l'altezza diviso la base, no? Di un rettangolo, quindi viene un'altezza molto elevata rispetto alla base. Quindi è una cosa che dal punto di vista dell'occupazione di spazio, anche su silicio, non è particolarmente efficiente. È più comodo e si riesce meglio a piazzare in un tassello di silicio un circuito più o meno quadrato piuttosto che uno stretto e lungo, che occupa un sacco di spazio e non si sa come cioè che si ottimizza male, no? Perché alla fine se permette una cosa lunga deve avere un tassello molto lungo e non è detto che riesca a utilizzare bene lo spazio. È molto più pratico una cosa più o meno quadrata, okay? Non solo, ma poi un decoder di questo tipo rischia di essere particolarmente dispendioso dal punto di vista del numero di dispositivi che devo inserire. Facciamo un attimo il conto, tanto abbiamo imparato a farlo. Cosa serve per un decoder di questo tipo, no? Abbiamo un decoder da 8 a 256. Non so se vi ricordate cosa abbiamo detto del decoder. In pratica abbiamo detto se questo è n, l'abbiamo chiamato, e questo l'abbiamo chiamato l, vediamo un po' se vado a mente, abbiamo bisogno di un numero di transistori che era, c'era un inverter per ogni indirizzo e per ogni uscita, quindi avevamo n più l per 2 e questi sono gli inverter, giusto? Più avevamo per ogni uscita una porta NAND con un numero di ingressi pari al numero di indirizzi più lo strobe,
Ok, quindi avevamo L porte end, ciascuna con n più 1 ingressi. Quindi una porta NAND con n più 1 ingressi ha 2 per n più 1 transistori. Quindi questo era il numero. Se vado a fare il conto, vedete, qui sale su velocemente perché il primo conta relativamente poco, è 8 più 256 fa 264, per 2 fa 530, 264 per 2 fa 500 28, ok, scriviamo qui 528 più, c'è questo pezzo qua che invece è dispendioso perché ho un 256 per 9 per 2, quindi 256 per 12 fa 512 per 9 fa quasi 5000 più 500, diciamo intorno a 5K 5000 transistori vengono, non facciamo il conto dettagliato, tanto non ci serve. Diciamo sono circa 5K transistori, ok? Diciamo perché non fai il conto preciso? Perché ora lo sbaglio in diretta. Quindi facciamo così, 5K transistori, poi ci serve l'ordine di grandezza. Il numero preciso ci importa poco, sono tanti. Vedete, una memoria da 1 kilobit, quindi l'encoder avrà 1000 incroci, e poi però c'è il decoder che ha 5000 transistori soltanto per il decoder. Quindi al massimo l'encoder, che è tutto il contenuto logico, sono 1000 transistori. E me ne serve un 5000 e oltre solo per l'indirizzamento. Ok? Non è particolarmente pratico. Tenete presente, questa è una memoria piccolina. Nel senso che 1 kilobit ovviamente è proprio poco. Se aumento aumento la dimensione della memoria, questo problema diventa ancora più grave, perché in pratica la dimensione del decoder cresce molto più rapidamente della dimensione della memoria. Okay, mi trovo in una situazione in cui il costo maggiore in termini di occupazione di area me lo dà l'indirizzamento invece del contenuto. Ok? Per questo motivo, nella pratica si fa in modo leggermente diverso, che consente un migliore uso dello spazio, cioè consente di ottenere una decodifica, un indirizzamento più leggero, ed è quello che si chiama indirizzamento bidimensionale. Vediamo com'è fatto. Bidimensionale. A questo si chiama lineare per distinguerlo dall'altro. Dunque, qual è la differenza? La differenza è questa, che nell'indirizzamento lineare il decoder sta soltanto sulle righe, quindi fa soltanto la decodifica delle word line. Nell'indirizzamento bidimensionale ho un decoder diviso in due, cioè c'è una parte di decoder di linea e poi c'è una parte che fa la decodifica delle colonne. In questo modo, invece di avere un decoder grande, ho due decoder più piccoli e tipicamente molto più piccoli anche come numero di transistori. Allora, com'è che funziona? Prendiamo sempre lo stesso esempio, ok? Per capire, 1 kilobit. Allora, invece di fare l'encoder con un rettangolo di 256 per 4, lo faccio con lo stesso numero di incroci perché il contenuto della memoria deve essere lo stesso, però il più possibile quadrato. Ora sono fortunato perché 1024 è un quadrato, è 32x32, quindi posso usare un encoder direttamente 32x32. Quindi io parto e uso un encoder 32x32, quindi con 32 word line e 32 bit line. Quindi mi trovo ad avere le linee che sono da W0 a W31. Per indirizzarle mi basta un decoder molto più piccolo. Mi basta un decoder per 32 bit, per 32 uscite mi serve da 5 a 32, no? Ho bisogno di 5 bit, quindi mi serve un decoder da 5 a 32. Dove li prendo i 5 bit? Beh, per esempio, prendo i 5 bit più bassi, A0 a 4. Quindi uso A0 a 4 per selezionare una word line da 0 a 31.
Va bene? Faccio un decode da 5 a 32, 2 alla quinta fa 32, quindi lo posso fare, ok? Poi qui, quando, con i primi 5 bit, quindi indirizzo una word line che mi porta in uscita 32 bit, ma me ne servono soltanto 4, quindi che cosa faccio? Uso un decoder di colonna che è fatto così, raggruppo 8 a 8 le uscite. E uso 4 multiplexer da 8 a 1. Le uscite di questi multiplexer sono i 4 bit. Da cosa sono controllati questi multiplexer? Dunque, sono 4 mux da 8 a 1. Ho bisogno di 3 bit per controllare il multiplexer e uso gli altri 3 bit di indirizzo che non avevo ancora utilizzato. Ok? Quindi in pratica che cosa faccio? 5 bit mi fanno uscire al decoder 32, i primi 5 bit di indirizzo mi fanno uscire al decoder 32 bit di Word e poi con gli altri 3 bit ne seleziono soltanto 4. Va bene. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che vedete il circuito viene molto più quadrato, nel senso che il rapporto d'aspetto è più vicino a 1, l'encoder è esattamente quadrato, poi due decoder più o meno l'occupazione di area mi viene all'incirca quadrata, non esattamente, ma insomma un po' più facile da piazzare. Questo è un vantaggio grosso. Ma c'è un altro vantaggio ancora più grosso, che è il fatto che se vado a calcolare il costo, il numero di transistori dell'indirizzamento mi viene molto più basso. L'encoder è uguale perché ha sempre lo stesso numero di incroci e quindi se il contenuto è lo stesso avrà lo stesso numero di transistori, ma l'indirizzamento costa molto meno perché facciamo il conto, ma quindi per l'indirizzamento cosa devo avere? Devo avere un decoder da 5 a 32, da 5 a 32 più 4 multiplexer da 8 a 1. Allora, decoder da 5 a 32, la formula l'ho scritta qua, è molto più piccolo, facciamo una prova, 5 più 32 fa 37, per 2 fa 74, poi 32 per 2 fa 64, per 6, 64 per 6 fa 384 più 74, 384 più 74 fa 458. Ok? Quindi 458, anzi correggetemi perché non si devono mai fare moltiplicazioni in pubblico, però vabbè. Allora, più 4 per 8 a 1, allora il multiplex è quanto occupa? Vabbè, mettiamoci nel caso peggiore di volerlo fare a porte complesse, l'abbiamo visto l'ultima volta. Di che cosa ha bisogno un multiplexer? Allora, ricordiamo un attimo, un multiplexer ha bisogno di... ci sono i tre inverter, dunque se ho 3 bit di indirizzo ho bisogno di 3 inverter. Quindi 3 per 2 sono i 3 inverter, più ho bisogno di 8 porte NAND a 8 porte NAND a 4 ingressi, quindi sono 8 porte NAND a 4 ingressi ed è questo, 8 per 4 per 2, e poi ho bisogno per finire di una porta NAND a 8 ingressi, che raccoglie tutto. Ok? La porta NAND a 8 ingressi fa 8 per 2. Vedete, il numero viene nettamente più piccolo di prima. Dunque, quindi ho 64 più 16 che fa 80, più 6 fa 86 per 4 fa 384. Ok, 300, 458 più 384 fa 842. Ok? Quindi fattore molto più piccolo di prima. Non è poco, comunque.
Ora, ripeto, questo vantaggio in realtà migliora ancora se aumentiamo le dimensioni. Se invece di un kilobit, tanto per provare, volete vedere che cosa succede con un megabit, provate a fare l'esercizio e viene un numero di transistori completamente, cioè diciamo almeno un paio di ordini di grandezza diverso. Quindi è enormemente conveniente fare l'indirizzamento bidimensionale. Ok? Tra parentesi, vi dico che ora, le memorie di adesso, non necessariamente le ROM, ecco un piccolo inciso, tanto lo vediamo insieme. Tenete presente, questo concetto vale per le ROM, ma vale un po' per tutte le memorie. Per ora abbiamo visto soltanto le ROM, oggi nel corso della lezione vediamo brevemente anche i principi di funzionamento degli altri tipi di memorie. Tenete presente, questo concetto vale per tutte le ROM. Adesso le memorie più comuni ad alta densità di integrazione sono le flash, d'accordo? Che sono quelle che praticamente sono nelle carte SD, nelle macchine fotografiche, nelle pennette USB su cui memorizzate. Quel tipo di memoria si chiama memoria flash, è una memoria a differenza della ROM sia scrivibile sia cancellabile, e adesso tipicamente i chip contengono fino a 4-8 gigabit, quindi 4-8, il singolo chip, 4-8 miliardi di bit, vuol dire che c'è un encoder con da 4-8 miliardi di transistori. Poi quando comprate la schedina oppure la pennetta USB, tipicamente c'è un circuito stampato con più di un chip di memoria, per cui si arriva anche a, insomma, a numeri molto elevati. Nei dischi SSD, no, quei dischi cosiddetti a stato solido, il disco è fatto da tanti chip di flash, di memoria flash. Quindi diciamo, i numeri sono molto più elevati, e ancora oggi si usa l'indirizzamento bidimensionale. Perché come niente, dal punto di vista della ricerca a breve termine ci sono piani per andare in indirizzamento tridimensionale. L'indirizzamento tridimensionale abbatte ancora i costi dell'indirizzamento. Quindi uno a quel punto cosa deve avere? Per fare l'indirizzamento tridimensionale deve avere diversi piani di memoria, quindi alla riga, alla colonna e anche la pila in verticale. Però questo lo dico soltanto per farvi capire che il problema dell'indirizzamento nelle memorie è un problema critico. L'indirizzamento bidimensionale è diventato presto una necessità e si è cominciato a fare da fine anni 80, d'accordo? Attualmente ci sono studi in corso molto avanzati per fare indirizzamento tridimensionale. Chiaramente la parte difficile lì non è tanto l'indirizzamento, ma il fatto che poi vanno impilate su uno stesso chip di silicio tante celle di memoria. Okay? Va bene, allora vediamo che altri tipi di memoria ci sono. Storicamente le ROM sono le prime, addirittura quando sono state introdotte non erano a stato solido, erano magnetiche. Comunque sono venute presto le ROM a stato solido. Nel tempo che cosa è successo? Dalle ROM si è passati alle PROM. La P in PROM sta per programmable. E in che cosa consisteva la differenza? Come avete visto, nella ROM il contenuto della memoria è nell'encoder, è nella presenza o assenza di un transistore nell'encoder. Quindi di fatto in produzione si scrive la memoria quando si mette lì il transistore oppure non si mette, e poi la memoria chiaramente può essere soltanto letta. Okay? Nelle PROM invece era consentito una cosa diversa, cioè le memorie uscivano dal stabilimento di produzione tutte uguali, tutte ancora da scrivere, e poi potevano essere scritte da chi le utilizzava, quindi direttamente da chi doveva realizzare l'apparecchio dove la ROM doveva essere inserita, programmandole. Era una programmazione che richiedeva un macchinario particolare, il programmatore di ROM, e che quindi veniva fatta
una volta sola, perché in pratica alterava in modo definitivo la memoria, quindi non poteva essere più fatta, non poteva essere più modificata successivamente. D'accordo? Allora, capite bene, dal punto di vista industriale è un grande vantaggio in termini di costi, perché in prima le ROM in produzione dovevano essere tutte diverse, quindi per una piccola scala uno non poteva farsi fare una ROM apposta, ok? Soltanto grandi volumi potevano consentire il fatto che venisse fatta una ROM apposta, oppure tipicamente, storicamente, applicazioni militari, per cui anche se costa tanto si fa lo stesso, ok? Nel momento in cui si possono fare ROM programmabili, che cosa succede? Che anche per piccoli volumi, tanto in produzione le ROM vengono fatte tutte uguali su grandissimi volumi, una piccola società che deve fare pochi pezzi può comunque prendere queste ROM tutte uguali e programmarsele internamente. Okay? E quindi dal punto di vista della diffusione, dell'utilizzo, è molto più ampio. Com'è che avviene la programmazione? C'è in tanti modi differenti, lì c'è veramente un sacco di creatività nei meccanismi di realizzazione di questa programmazione una volta sola. La cosa tipica, per esempio, era con un fusibile. In pratica, vi ricordate che ho fatto vedere prima il transistore multiemettitore, per esempio, utilizzato per fare una ROM. Allora, in quel caso cosa si faceva? Semplicemente si aggiungeva un fusibile, questa cosa un pochino più grossa che sto facendo, tra l'emettitore e la bitline. Okay. Questo fusibile praticamente è un cortocircuito, queste sono le bitline, e questo qui è invece agganciata alla word line. Vi ricordate, ad ogni incrocio tra word line e bit line c'era un emettitore, nell'esempio che vi ho fatto. Allora, questo è un fusibile. Durante il funzionamento normale, il fusibile è un cortocircuito, quindi è come se non ci fosse. In fase di programmazione, se io voglio, per esempio, cancellare questo collegamento, all'inizio ci sono tutti quando esce dalla fabbrica. Se voglio eliminare questo collegamento, che cosa faccio? Tipicamente in fase di programmazione attivo la word line, metto una tensione molto più alta di quella che userei normalmente sulla bit line, ma negativa, in modo da avere una corrente attraverso il fusibile elevata che mi surriscalda il fusibile e me lo fa bruciare. Quindi il fusibile quando brucia diventa un circuito aperto. E quindi il collegamento si interrompe. Va bene? Ecco, se vi ricordate, tutte le volte che c'è collegamento, quel bit è 1, quando il collegamento non c'è, quel bit è 0. Ok? Quindi allora io che cosa faccio? So qual è la tabella che voglio, il contenuto della memoria che voglio, e per tutti gli indirizzi in cui voglio uno 0, vado e brucio il fusibile. Quindi c'è un tipicamente un piccolo, questo programmatore ROM, un piccolo calcolatore che legge in ingresso il contenuto della memoria, poi va a vedere tutti i bit che hanno, qual è l'indirizzo di tutti i bit che devono essere messi a zero, e uno alla volta fa un bel ciclo, indirizza la word line corrispondente, va a prendere quel bit che deve essere a zero, zap, okay? E applica la tensione forte. Va fatto su una macchina apposta perché le tensioni da applicare che brucino il fusibile non sono tensioni molto più alte di quelle che poi durante il funzionamento normale, durante la lettura normale dovranno avvenire. Quindi si prende la ROM, si inserisce in questo programmatore, applica tensioni più elevate, poi si programma e a quel punto si può montare. D'accordo? Questo è il meccanismo. Questo è un esempio, c'è tantissimi, veramente qui c'è un sacco come dire, di possibilità diverse. Questo è giusto per capire. Successivamente sono entrate in commercio le EEPROM. EEPROM rappresenta una cosa un pochino più avanzata. Quella E sta per Erasable. Quindi sono cancellabili e programmabili. La
Beh, questa è una cosa interessante perché, per esempio, consente di modificare il contenuto senza dover buttare via la vecchia ROM e prenderne un'altra e riprogrammarla, no? Quindi, di nuovo, dal punto di vista della semplicità d'uso e del costo, è un miglioramento significativo. Come erano fatte queste EEPROM? Beh, queste EEPROM erano fatte in questo modo. Vi faccio vedere la cosa tipica. L'encoder era fatto con NMOS, con transistori MOS tipo N. Vi ricordate, nel transistore MOS tipo N si mette nell'encoder a MOS, si mette il transistore MOS di tipo N all'incrocio dove si vuole lo zero, che quel transistore fa da pull down. Ok? Allora, come è fatta una ROM cancellabile e programmabile? Ad ogni incrocio ci si mette un transistore. Quindi all'inizio si scrive dappertutto zero, sono tutti col transistore di pull down. Però questo transistore è leggermente diverso, nel senso che è in realtà un transistore con due gate, di cui uno flottante. Quindi il transistore è fatto così, c'è un drain. Anzi, mettiamo qui il source come di solito metto. Il source da questa parte, lo faccio in sezione, il drain da questa parte e questo è il gate. C'è un altro gate, questo bianco è l'ossido di gate, quindi l'isolante. C'è un altro gate completamente flottante, cioè isolato da tutto il resto. E poi c'è un altro strato di materiale isolante, di dielettrico. Quindi, dal punto di vista del comportamento normale, quello strato, quel gate isolato dappertutto, non ha nessun effetto, quindi il comportamento di questo dispositivo è quello di un MOS a canale N normale. Però che cosa succede? Succede che può essere modificata la tensione di soglia. Allora, tipicamente come si cosa si faceva? Si programma questo bit, cioè questa cella, applicando una tensione alta sul gate. Si fa una VDS elevata e una VGS elevata, molto più grandi di quelle che si usano normalmente. Quindi tipicamente bisogna farlo in un programmatore, in un altro circuito, non nel circuito in cui viene utilizzato. Allora, il meccanismo qual è? Se io applico una VDS elevata e una VGS elevata, quello che succede è che si forma il canale. Gli elettroni transitano da source a drain, ma se è molto forte la tensione e anche la tensione verso il gate, quello che succede è che molti elettroni nel andare verso il drain subiscono un urto e in seguito all'urto vengono accelerati in modo molto forte verso il gate. Nell'essere accelerati verso il gate si trovano ad attraversare il gate flottante e magari rimangono intrappolati qui dentro. Elettroni si dicono caldi perché devono avere un'alta energia per riuscire ad attraversare l'isolante, rimangono intrappolati nel gate flottante. Ripeto, flottante vuol dire isolato rispetto a tutto, questo è il gate flottante. Ok, allora, quando questi elettroni, quindi c'è un pacchetto di elettroni che rimane qua nel gate flottante, che cosa fanno questi elettroni? Bah, semplicemente, ve lo racconto in modo qualitativo, senza farvi conto, in questa fase non mi pare il caso. Gli elettroni che sono presenti qua allontanano, respingono gli altri elettroni che sono nel canale e quindi svuotano il canale.
In pratica, quello che succede è che se vado a vedere le caratteristiche di trasferimento di questo dispositivo in funzione di VDS e di, no, di trasferimento, quindi in funzione di VGS, mi trovo ad avere una situazione del genere. Quando il gate flottante è vuoto, la caratteristica di trasferimento è fatta così, con questa tensione di soglia, va bene? Quando il gate flottante invece è pieno di elettroni, che cosa succede? Che aumentando la VGS, per riuscire a ottenere il canale, poiché questi elettroni respingono a loro volta altri elettroni che si avvicinano al canale, ho bisogno di una tensione sul gate più elevata. Quindi in pratica mi trovo ad avere una caratteristica fatta in questo modo. Quindi questa caratteristica con gate flottante vuoto questa caratteristica con gate flottante è tra virgolette programmato, che vuol dire pieno di elettroni. Quindi sono due possibilità diverse. Allora, perché questa cosa mi fa tanto comodo? Perché immaginate adesso in fase di lettura. In fase di lettura, se ricordate com'è fatta la ROM a MOS, sul gate ci va la word line. Ok? E la bit line sta sul drain. Allora, quando applico al gate la tensione della word line, immaginiamo che sia questa la tensione della word line, no? VG della word line, quando la word line è attiva. Allora, in un caso, nel primo caso, con il gate flottante vuoto passa corrente, quindi la bit line viene portata a zero, il source è a zero, d'accordo? La bit line viene portata a zero e quindi leggo correttamente uno zero. Quando invece il gate flottante è programmato, anche con questa tensione di word line non passa corrente, quindi il MOSFET è ancora interdetto, è come se non ci fosse, non riesco mai a farlo condurre. Ok? E quindi qui questo leggo uno 0, in questo caso leggo un 1. Per questo motivo si dice ho programmato il bit, l'ho portato a 1. Va bene? Quindi ripeto, nelle memorie EEPROM, nell'encoder. Si usa un encoder a MOS in cui MOS fa da pull down e si mette un MOS ad ogni incrocio. Quindi, in condizioni normali, quando la word line va alta, il MOS conduce e la bit line viene portata a zero, quindi si legge zero in uscita. Quando invece, se invece programmo la cella, quindi faccio in modo che si carichi di elettroni il gate flottante, la tensione di soglia si sposta così in alto che quando la word line è attiva, la corrente comunque non passa e quindi si legge un 1 all'uscita della bit line. D'accordo? Questo è esattamente quello che vuol dire programmare. Quindi per completare il discorso, questa è la tensione di soglia quando ho scritto 0, questa è la tensione di soglia quando ho scritto 1. Chiaramente devo fare in modo che venga programmato a sufficienza da avere una tensione di soglia nuova più alta della tensione della word line. Ok? Allora, questa è la programmazione. La cancellazione invece, com'è che avviene? Chi ce li toglie? Bisogna togliere gli elettroni di lì, no? Risvuotarlo in modo che questo ritorni in condizioni precedenti. Vedete, in qualche modo è reversibile la cosa, mentre il fusibile rotto è finito, ok? Non si riaggiusta più. In questo caso, in principio, la cosa è reversibile perché basta cacciare via gli elettroni. Come si cacciava via ai tempi di introduzione della EEPROM? Questi siamo, non, non, cioè non è, siamo a fine anni 80, ok? In questo caso. Si faceva così, si infilava, si levava la EEPROM e si infilava in un forno a ultravioletti. Cioè bisogna avere un package trasparente, oppure si scoperchia il package, si prende il
tassello di silicio e si fa illuminare da luce ultravioletta. Perché funziona questo? Perché quando viene illuminato da ultravioletti, questi elettroni ricevono, se catturano un fotone, ricevono energia sufficiente per prendere e uscire. Quindi in pratica uno lo prende, lo lascia qualche minuto in questo forno ultravioletti, come si dice, quindi illuminato con luce ultravioletta. Serve ultravioletto perché ha una lunghezza d'onda molto bassa, quindi i fotoni hanno energia sufficiente per cacciare gli elettroni fuori dal gate flottante, fargli attraversare l'isolante. D'accordo? Quindi questo è il meccanismo. Non è super pratico, perché va comunque smontato, tolto dal sistema, messo in questo forno, insomma una cosa. Però dopo questa operazione il chip è tornato come nuovo e a quel punto si può riprogrammare da capo. Questo è, anche vuoto e cancellato è la stessa cosa, no? Quindi dopo la cancellazione ritorna in condizioni di partenza. Okay. Poi che succede? Beh, come sapete gli isolanti non sono perfetti, no? Per cui un po' di perdita, un po' quegli elettroni si perdono anche per conto proprio, attraversano, diciamo, con difficoltà il dielettrico e questa memoria non è perenne, infatti si chiamano queste memorie non volatili, nel senso che l'informazione non sparisce quando spengo tutto, no? Rimane comunque presente, non rimane per l'eternità. No? In generale, dal punto di vista commerciale, si richiede che ci sia una garanzia che l'informazione rimanga almeno 10 anni. Ok? Quindi questo è sufficiente dal punto di vista commerciale. Sono 10 anni di garanzia che l'informazione scritta viene conservata. Far questo, questi ossidi vengono fatti abbastanza spessi in modo da isolare bene. Ecco, questo è il motivo per cui poi gli elettroni è difficile cacciarli via. Va bene. Allora, no, questo è giusto un pochino di excursus storico. Poi, nei fine anni 90, invece, vengono introdotte, beh, metà anni 90, vengono introdotte le EEPROM, e sono quelle che ancora oggi utilizziamo. Dunque, queste si chiamano EEPROM, di cui le flash sono un esemplare. EEPROM ha un'altra E davanti che sta per electrically. Erasable, programmable ROM. Cioè, stavolta è una memoria cancellabile, programmabile, cancellabile elettricamente. Questo elettricamente sta a differenziare dalla EEPROM di prima, che va cancellata dentro il forno ultravioletti, no? Nelle EEPROM la cancellazione si fa direttamente in modo elettrico, con una tensione applicata. Cosa succede? In pratica il meccanismo è lo stesso di il meccanismo è lo stesso di quello delle quindi cancellazione elettrica. A cosa vuol dire? La programmazione si fa tipicamente nello stesso modo di prima, quindi una VGS elevata, per esempio 12 volt, e VDS abbastanza elevata, per esempio 5 volt. Okay? Questi numeri sono esempi, ma sono
realistici. Quindi, come dicevo prima, no, nella programmazione si sfrutta il fatto che gli elettroni vengono accelerati dal source al drain, subiscono un urto e dopo l'urto il campo li spinge verso il gate. E poi che cosa succede? Per la cancellazione semplicemente si fa questa cosa: si mette una VGS negativa anche a 18 volt e il drain flottante. Quindi che cosa si fa? Si applica un campo molto forte dal gate al source, che va, il campo va dal source al gate, no? Però la forza sugli elettroni va nell'altra direzione, quindi prende gli elettroni e semplicemente li spinge fuori. Li spinge fuori, così con un campo talmente forte che per effetto tunnel gli elettroni escono. Anche se il materiale isolante attraversa l'isolante, perché il campo è talmente forte da farlo fare. È un effetto che in fisica si chiama effetto tunnel, non ha senso che entri più nel dettaglio di così ora. Qualcuno è curioso, lo vediamo insieme. Insomma, no. Okay, la cancellazione è fatta in questo modo. Cos'è successo? Perché prima non era possibile e poi è diventato possibile? Perché prima andava fatta quella cosa. Come dire, noiosa di levare i chip, metterlo nel fornetto e cancellarli. Adesso in questo caso basta applicare una tensione diversa. Semplicemente la cosa che è cambiata è cambiata la qualità dell'isolante, cioè la qualità dell'isolante è migliorata negli anni talmente tanto che si riescono a fare isolanti più sottili mantenendo quel vincolo dei 10 anni della conservazione della memoria. A questo punto, quando gli isolanti sono più sottili, con tensioni di questo tipo, insomma, inferiore a 20 volt, si riesce a far attraversare gli elettroni e cancellare la memoria. Con gli isolanti che c'erano quando sono state introdotte le prime EEPROM, ci sarebbero volute tensioni di centinaia di volt per cacciare gli elettroni. Quello diventa, come dire, tipicamente causano altri danni. In questo caso la qualità degli ossidi è migliorata così tanto che si può fare. Ecco, le EEPROM sono una famiglia molto grande. Ora io giusto vi ho raccontato qualche esempio, giusto per, come dire, farvi capire un po' che cosa c'è, ma la varietà è enorme. Parte di questa famiglia sono le flash, che sono attualmente le più utilizzate come memorie di archiviazione. Dire, sono un tipo di EEPROM. Non le sto a fare in dettaglio perché l'architettura dell'encoder è per le flash in particolare, insomma, sono parecchio più sofisticate di come abbiamo visto noi. Attualmente, ripeto, sono il tipo di memoria più utilizzate. E hanno comunque sempre questo vantaggio enorme di avere un singolo transistore per ogni bit immagazzinato, più la parte di indirizzamento. Insomma, rimane questo singolo transistore per singolo bit. E adesso, come vi dicevo, un singolo chip di flash va sopra, insomma, facilmente ad alcuni gigabit, quindi alcuni miliardi di transistori nell'encoder. Sono utilizzate come ho detto prima, gli SSD, tutta la parte che immagazzina immagini, musica, film, in generale va tutto sulla porzione di flash. Se prendete anche un telefono, no, un telefono di quelli, insomma, sia un telefono, come dire, come li chiamano, feature phone, solo telefono, sia uno smartphone, ci sono due tipi di memorie. EEPROM, c'è una memoria dove sta il codice,
E di solito quella è una memoria rapida e non è una flash. Le flash sono tipicamente lente, soprattutto nella cancellazione. Questa cancellazione elettrica, che vi dicevo, nella pratica è un'operazione abbastanza lenta. Quindi bisogna mettersi un po' di tempo per effettuare la cancellazione completa, quindi rende le memorie un pochino lente. E ci sono altri tipi di ROM un po' più rapide e che vengono utilizzate per il codice. Tutti i dati invece stanno in una flash. Quindi negli SSD la cosa è molto più complicata perché gli SSD sono molto rapidi, ma sono realizzati tutti con flash, perché lì in realtà un SSD è una macchina abbastanza complicata, perché verso l'esterno non vi fa accorgere della velocità, anzi della lentezza della flash, ma internamente che cosa c'è? C'è una macchina statica, praticamente un calcolatore che prende i dati che scrivete e li mette da parte, vi dice ho fatto, e intanto in background prende e piano piano riprogramma tutte le fiale di memoria. Okay? La lettura è rapida e quindi uno ha l'accesso al dato lo fa veloce, ma la scrittura è apparentemente rapida. In realtà c'è un magazzino, prende tutto e poi dietro le quinte pian piano programma tutto. Va bene. Direi che facciamo una pausa, così cambiamo argomento.